iniziato, diciamo, la mia attività sindacale nei primi anni 80. Ho iniziato a lavorare nel 73, anzi direi le prime esperienze lavorative, anche se non diciamo certificate, l'ho fatta negli anni 71-72. Nel 73 ho cominciato a lavorare come apprendista in un'azienda metalmeccanica in fabbrica e lì ho conosciuto insomma le prime attività sindacali nel settore metalmeccanico. Poi negli anni fino al 75 ho lavorato insomma in fabbrica. Nel 75 sono entrato all'ospedale psichiatrico di Siena e ho iniziato a lavorare lì come operaio. Allora, era una fabbrica molto piccola, c'erano 30 dipendenti circa, una fabbrica che produceva manufatti per il settore del cristallo, nella zona della Val d'Albia c'erano diverse aziende che facevano prodotti in cristallo e avevano bisogno di questi manufatti in metallo e quindi noi si produceva, praticamente c'erano delle stampanti, degli stampi. Si produceva queste borchie, diciamo, manufatti in metallo che reggevano i prodotti insomma, da bagno in cristallo. Le condizioni di lavoro non erano, diciamo, ottimali, quantomeno la sicurezza, soprattutto, era abbastanza, cioè, lasciata un po' così al caso. Anche i macchinari che c'erano non avevano tutte le procedure di sicurezza, per esempio io mi ricordo, insomma, abbastanza giovane, c'erano due tasti che dovevi pigiare perché le mani non fossero chiaramente nella zona a rischio e di questi due ne funzionava uno solo e uno almeno facevi più veloce per togliere mi ricordo bene, qualche incidente qualche volta succedeva, per esempio ci lavorava un prete, all'epoca c'erano i preti operai e questo prete, insomma questo sacerdote era di una parrocchia lì, di un paese lì vicino e una mattina si schiacciò una falange, insomma ecco, e mi ricordo bene di questo prete operaio che fu portato al pronto soccorso perché si schiacciò proprio la prima falange in una di queste fresse. Quindi, diciamo, era un po' lasciato al caso a volte la sicurezza. E dunque, il prete operaio era una persona un po' particolare, insomma, era sicuramente andava fuori anche da canoni della Chiesa in quel momento, forse era sicuramente era visto anche all'interno della Chiesa, non, diciamo, non in modo positivo questo suo impegno lavorativo, però è che era una persona che si impegnava anche sul territorio, aiutava le persone, insomma, comunque svolgeva un. Era visto bene, insomma, ecco, era una persona che era amata dalle persone perché faceva veramente, se uno aveva bisogno, si dava da fare per aiutarlo, al di fuori, diciamo, dei canoni anche normali, ecco. All'epoca era facile trovare dei preti iscritti anche al Partito Comunista, lì in paese c'era un prete che era iscritto al partito. All'epoca, negli anni 70, andava fuori dai canoni, diciamo, tant'è che non è che poi, insomma, questa cosa ebbe sicuramente clamore, scalpore, o quantomeno, insomma, gli creò forse dei problemi per rimanere, insomma, in quel territorio. Però all'epoca c'era la Casa del Popolo, se lui riuscì anche a unire un po' i giovani, perché all'epoca c'era questa divisione, no? Casa del Popolo, l'Ahli e quindi diciamo i comunisti alla Casa del Popolo e i democristiani all'Ahli. E lui riuscì, diciamo, col suo modo di fare sicuramente anche a unire
i giovani di tendenze diverse. Cioè, il paese era un paese all'epoca molto piccolo, oggi un po' più grande, ma all'epoca era un paese piccolo. Diciamo, l'impatto forte che ho avuto l'ospedale psichiatrico quando sono entrato, diciamo, come operaio all'ospedale psichiatrico, e lì ho incominciato a conoscere i delegati, a conoscere l'attività che veniva svolta, e tant'è che poi nei primi anni, nell'82, sono diventato anche io stesso delegato sindacale. Cioè, delegato era componente, perché allora il nome delegato era poco usato, ma era componente della commissione interna, che questo era, diciamo, il gergo che si utilizzava. E quindi, diciamo, c'era i vari settori, c'era il settore degli operai, che eravamo due o tre componenti, poi c'erano gli infermieri, poi c'era, diciamo, ogni settore aveva dei rappresentanti e c'era questa commissione che ci si riuniva e si andava comunque a discutere o a parlare con i dirigenti dell'ospedale, perché allora negli anni, diciamo, quando sono entrato io nel 75, ancora la riforma sanitaria non aveva inglobato questa struttura, era ancora, diciamo, gestito dalle FIA disposizioni. Le FIA disposizioni è un ente benefico, tuttora esiste, diciamo, a Siena. E quindi questo passaggio poi al servizio sanitario regionale fu, diciamo, un bel banco di prova per noi, per discutere, per parlare, per affrontare problemi che si posero di fronte nel passaggio fra PIA disposizioni e Servizio Sanitario Nazionale, perché allora noi non avevamo un contratto di lavoro. Avevamo un regolamento, cioè c'era un regolamento, diciamo, delle FIA disposizioni che disponeva questo regolamento quanto erano le retribuzioni sulla base dei vari livelli. Quindi poi si entrò, diciamo, nel settore ospedaliero, e quindi lì ci fu poi negli anni 80 anche tutta la discussione dei livelli, delle professioni, dei vari. L'omogeneizzazione delle professioni, perché si veniva, per esempio, l'ospedale psichiatrico veniva da, diciamo, da un'esperienza diversa dell'ospedale civile, quindi c'erano nell'ospedale civile c'era l'infermiere professionale, c'era l'infermiere generico, c'era l'ausiliario, all'ospedale psichiatrico c'era solo l'infermiere psichiatrico. Io entrai i primi anni, diciamo, mi mandavano un po' da facchino al bar, perché c'era un bar dentro che era frequentato sia dai degenti dell'ospedale psichiatrico che dai dipendenti dell'ospedale psichiatrico, e poi andai in cucina, e quindi in cucina si faceva da mangiare. All'epoca c'erano 1600 degenti dentro l'ospedale psichiatrico di Siena, e c'erano degenti della provincia di Siena, della provincia di Grosseto e della provincia di Viterbo, e io ho vissuto, diciamo, il percorso della Basaglia, tentativo, insomma, i primi tentativi di non chiudere, ma insomma di in qualche maniera trovare delle soluzioni ai degenti che per tanti anni erano stati dentro all'ospedale psichiatrico. Fu, insomma, un'operazione molto difficile. Cioè, tuttora, insomma, purtroppo ci sono problemi sulla psichiatria, soprattutto per dare delle risposte ai problemi che ci sono in questo settore, che non ci sono delle strutture adeguate anche per seguire queste persone che hanno questi problemi. E all'epoca il problema grosso fu proprio quello di trovare, insomma, una risposta per chiudere queste strutture che giustamente andavano chiuse. Molte, tante, a partire da soprattutto nel rapporto, diciamo, della vita che le persone avevano all'interno dei reparti in modo particolare, i turni che facevano gli infermieri all'interno dei reparti, perché un infermiere entrava,
veniva praticamente chiuso dentro un reparto con 70, 80, 90, 100 degenti e magari erano in due o addirittura insomma erano diciamo in alcuni casi anche abbastanza isolati, quindi praticamente venivano chiusi la sera e riaprivano la mattina, quindi problemi di sicurezza, problemi di igiene, c'erano problemi anche diciamo di dare una condizione diversa ai degenti in modo particolare perché erano insomma, l'ospedale psichiatrico di quei tempi era insomma, difficile. La rivendicazione era più salariale che di problemi, perché c'erano differenze salariali all'epoca abbastanza marcate. Quindi la rivendicazione salariale c'era molti operai, perché l'ospedale psichiatrico era una grande, era un paese dentro la città, che lì dentro c'era un po' tutto, c'era a parte la cucina, ma c'era il forno. C'era tutte le officine, il calzolaio, il vetraio, il verniciaio, il falegname, il materassaio, il guardaroba che cucivano i vestiti sia dei degenti che del personale. Insomma, era una città importante e quindi è chiaro che ci poteva, queste differenze erano importanti. Quindi, diciamo, le frizioni più grosse erano a livello salariale. Poi c'erano sicuramente anche altre frizioni, erano quelle del passaggio fra un settore e un altro, perché molti operai erano persone che avevano fatto il corso da infermieri, ma che siccome non c'era posto e quindi erano momentaneamente, diciamo, facevano gli operai all'interno dell'ospedale. Cercavano di arrivare a fare gli infermieri perché solamente gli infermieri gli davano diciamo, un aspetto economico maggiore in quel momento perché c'era questa differenza, soprattutto per il fatto che facevano le notti, facevano, insomma, c'erano le turnazioni e quindi c'erano delle differenze economiche anche legate a questi fattori qui. E questi erano i due aspetti che sicuramente creavano maggiori frizioni all'interno anche della commissione. Una vertenza che mi ricordo, sì, le vertenze che interessato personalmente no, ma diciamo conoscevo per esempio questa delle professioni, diciamo gli infermieri delle equiparazioni delle professioni e fu diciamo, un problema a livello sindacale è abbastanza importante perché con l'unificazione, quindi con la legge, la riforma sanitaria, poi ci fu la riforma anche delle professioni, quindi infermieri professionali, infermieri generici, infermieri psichiatrici, fu diciamo, fatta una norma e quindi gestita soprattutto a livello regionale per equiparare queste professioni e lì ci fu uno scontro abbastanza importante anche diciamo, interno alle professioni, perché chiaramente diciamo, c'era bisogno di dargli un'equiparazione a tutte queste professioni e ci furono diciamo, problemi. E poi dopo, alla fine, diciamo, oggigiorno esiste diciamo, delle professioni ben definite, ma all'epoca erano abbastanza ampie, insomma, si andava dall'infermiere professionale che veniva formato attraverso diciamo, dei corsi fatti a livello provinciale, all'infermiere generico, all'ausiliario e poi c'era l'infermiere psichiatrico che anche questo veniva, insomma, gli veniva dato il titolo attraverso dei corsi di formazione, ma poi alla fine, ecco, insomma, diciamo, la vertenza fu quella di trovare un'equiparazione che, come è oggi, ci fosse poi delle figure professionali ben definite, con dei percorsi ben definiti, a parte oggi c'è dei percorsi universitari, insomma, per cui la definizione, soprattutto in campo sanitario, è ben chiara.